Let's go out to play, Daddy. Welcome to your life. Even while we sleep, we will find more angels, Daddy. This way. Dopo aver indossato le mie lentine, stendo su tutto il viso un primer che mi servirà a far durare la base a lungo durante la giornata. Dopodiché passo al fondotinta, che deve essere particolarmente chiaro in modo da farmi acquisire un incarnato molto molto pallido. Lo stendo prima col pennello. E poi con una spugnetta per ottenere un risultato più uniforme. Dato che ho la necessità di coprire le labbra completamente, stendo prima un correttore verde per contrastare il colore naturale rossastro delle labbra e poi un correttore molto chiaro color carne che utilizzo sia sulle occhiaie in modo poco abbondante poiché l'occhiaia è una parte fondamentale di questo trucco e poi sulle labbra. Fisso tutta la mia base con una cipria traslucida. Per quanto riguarda le sopracciglia, non faccio molto di più rispetto al solito. Utilizzo una pomade molto chiara per la parte iniziale del mio sopracciglio e una leggermente più scura per definire la parte finale. Passando agli occhi utilizzo una matita Kajal nera in modo molto sfumato, sia sulla palpebra superiore che inferiore, in modo da creare una base intensa e cremosa per gli ombretti che applicherò successivamente. Applico quindi un po' di ombretto marrone freddo sia nella piega dell'occhio che nella rima inferiore, cercando di collegare queste due parti per cominciare a dare forma alla nostra occhiaia artificiale. Successivamente intensifico il nero della matita con un ombretto nero e poi con un ombretto beigeolino molto molto freddo intensifico l'occhiaia fino alle tempie. Per impallidire ancora di più l'incarnato, utilizzo questo ombretto color panna su tutto il viso con un pennello molto compatto. Ora realizzo il mio contouring. Io preferisco prima utilizzare un prodotto in crema e in particolare lo uso per scavare molto le guance e per realizzare un leggero contouring al naso. Intensifico il contouring sotto la guancia con un prodotto in polvere, sempre a base fredda. Opzionali sono le ciglia finte, ma io trovo che diano un bellissimo effetto anche in questo caso.
contornando le labbra utilizzo un ombretto sempre marrone freddo per dare un effetto più malaticcio al trucco nel suo insieme, ecco. Per quanto riguarda la pettinatura, ho lisciato leggermente i capelli e li ho raccolti in una coda molto alta, cercando di mantenere una riga non centrale, ma o a destra o a sinistra. Realizzo il ciuffo estraendo dalla coda pochissimi capelli nella parte frontale e fissandoli con delle forcine. Concludo il tutto ovviamente indossando il mio bellissimo fiocchettone. Let's go out to play, Daddy! Even while we sleep, we will find you. More angels, Daddy! This way!